Non possiamo buttare via l'opportunità che noi stessi abbiamo creato. Oggi è un giorno bellissimo, fatto per il nostro gruppo. Davanti ai momenti più importanti e difficili, ci sono le persone che mollano e quelli che invece scrivono la storia. Noi andremo a scriverla e a prenderci questa coppia. Dallo stadio di Anversa di calcio a 5, Italia-Russia. La partita è iniziata da poco più di 4 minuti. Ci scusiamo se non siamo riusciti a darvi il calcio d'inizio, ma purtroppo abbiamo avuto dei problemi tecnici di linea radio, ma siamo qui pronti per raccontarvela come nei giorni scorsi. Una partita per adesso non molto combattuta. L'Italia ha creato delle occasioni da gol. Il replay qua ci ripropone la grande parata del portiere russo. Ora l'Italia prova con un passaggio in avanti, ma non trova nulla di concreto. Imposta la Russia palla al piede dentro la sua area di rigore. Mentre siamo qui in compagnia, come oggi pomeriggio, del grande Mister Pino che ci aiuterà in questo commento tecnico. Ciao a tutti! Allora c'è una rimessa in fase offensiva per l'Italia. Se ne va a incaricare il numero 6, Onorio. Onorio. Onorio batte fuori il tiro respinto da parte di Leggero e la palla finisce nelle Mammarella. mani di Mammarella, che l'accoglie, Lanciamondo, bellissima. e la Russia prova a ripartire, ma la palla è uscita, quindi ci sarà un'altra rimessa in fase offensiva per gli azzurri, guidati da Menichelli. Ancora Leggero, sbaglia il passaggio, tenta la possibilità di contropiede non concretizzata. Onorio a impostare sempre con l'Italia. 15 e 7 alla fine di questo primo tempo, Italia 0, Russia 0, ancora a rimpostare. L'Italia con palla per Fortino, Fortino che gira Onorio, ancora Onorio, rischia di perderla, attenzione, l'Italia rischia molto, Romano riesce a buttarla addosso a un giocatore russo e a ottenere una rimessa laterale all'altezza del Russia cerchio di molto centrocampo. aggressiva. Attenzione a Fortino, si può girare Fortino, c'è uno scarico fuori, non c'è il tiro, si continua a girare palla, attenzione, c'è un fallo lontano dalla palla, non fischiato dall'arbitro. Ci sarà corner per gli azzurri. Buona azione a favore di Onorio. Fase molto delicata di questa partita. La Russia vedo che sta giocando molto aggressiva, molto fisica, come E avevo attenzione a un previsto. contropiede della Russia. Bravissimo, C'è il perfetto. fallo di mano, non per l'arbitro. Onorio. Grandissimo recupero, ma attenzione, mamma che rischio, un diagonale del numero 7 russo, Pula, che non riesce a trovare la porta mentre arrivano dei cambi. Ho visto entrare il capitano Gabriel Lima. Edo. Questo di russo non ha proprio niente, neanche il colore della pelle. Eh sì, Pula è un giocatore di colore, sarà brasiliano di origine. E l'Italia va a rimpostare il gioco, sempre nella sua area, a girare. I russi in questo momento stanno facendo un pressing altissimo, gioco molto dispendioso, noi ce la stiamo cavando, speriamo che... Intanto offensiva dell'Italia, sempre a Guarda, girare palla Lima. Bellissima palla di Gabriel Lima, mettila. il tiro, il corner. Il tiro tentato dal nostro numero 2, rimpallato da Pula. Il tiro è stato di Ercolessi. Ora ci sarà il corner per gli azzurri. Se ne va a incaricare Saad. Saad per Lima! Rete! Gabriel Lima, il suo sinistro! Più forte. Gabriel Lima, il gol Il dell'1-0. Il capitano. capitano azzurro. Keep calm and porta a casa la coppa. Così recita lo striscione azzurro. E il gol Capitano, di Gabriel Lima, ricordiamo, capitano un dell'Asti, grandissimo gol grande la... per il giocatore originario di San Paolo. Grandissimo tiro a incrociare, palla alta sotto l'incrocio. E festa grande ad Anversa.
dove l'Italia, quando mancano 13 minuti e 54 secondi alla fine del primo tempo di gioco, è in vantaggio 1-0 grazie alla rete del capitano Gabriel Lima. Ora la Russia ci prova con Lisov davanti, un colpo di testa innocuo per la porta azzurra. E allora Lima è lui a impostare con Saad l'1-2. Ah, palla troppo lunga del capitano che va nelle grinfie del portiere russo e pula a partire. Ricordiamo che il nostro attaccante Saad Aziz gioca a Barcellona, grandissimo giocatore. La stella del Barça. La stella del Barça è lui, è naturalizzato italiano. Io ho avuto la fortuna di conoscerlo, grandissimo giocatore. E attenzione, c'è una rimessa laterale che non si concretizza per la squadra russa. Ricordiamo il punteggio, Italia 1, Russia 0. Il gol su, intanto attenzione, un 2 contro 2 non sfruttato dagli azzurri, che riescono comunque a tenere il possesso della palla. C'è uno scatto, non arriva, è un brutto errore da parte del giocatore russo Mialkanov, che butta la palla direttamente in corner. E allora l'Italia ripartirà con una, scusate, rimessa laterale. Andrà ad incaricarsene Saad. No, infatti è calcio d'angolo. Saad è andato, la rimessa è stato subito corretto. Altra azione con palla dentro, non arriva la ribattuta a rete. E allora ci sarà rimessa laterale per la Russia, quando mancano 13 minuti e 12 secondi alla fine di questo primo tempo all'Atomwerf Stadium di Anversa. E allora Pula, all'altezza del cerchio di centrocampo, prova ad attaccare Lima. C'è un fallo lontano dalla palla, fischiato a un calciatore russo. E sono due i falli della Russia, zero ancora quelli della nazionale azzurra. Ora c'è, oh no, attenzione, Dos Santos. Secondo l'arbitro tirato, sì, netto il fallo su Mialkanov. E allora Pula a impostare. E allora si va ancora. Buona azione da parte dei russi, subito chiusa dal capitano Gabriel Lima. E allora prova a dare indicazioni il coach russo. L'Italia prova ad andare, grande circolazione di palla, ma non arriva il controllo da parte del numero 8 azzurro, ossia Dos Santos. Menichelli allora prova a dare indicazioni di tattiche per gli azzurri. Ancora Pula, che è il centro di gravità di questa formazione, a scambiare all'altezza sempre del cerchio del centrocampo. Dos Santos recupera palla, tentativo di contropiede degli azzurri, non si concretizza. Gabriel Lima spedisce direttamente il fallo laterale, dove c'è la curva azzurra, dove, come detto prima, c'è uno striscione con scritto "Keep calm and porta a casa la coppa". Allora rimessa in fase offensiva per i russi con Pula, tentative di finte contro Dos Santos, che non lo lascia passare. Grandissimo intervento dell'esterno azzurro. E allora il giocatore russo si incarica. Bella palla dentro, non arriva la ribattuta a rete. L'Italia prova subito a ripartire, rimessa laterale per gli azzurri. Su questa rimessa laterale ha provato un colpo di testa l'attaccante russo. Non l'altro che palla di Saad. Viene chiuso il Lima, che poi rischio. Attenzione a Dos Santos, ancora per Lima. Lima si gira al destro, corner. Grandissimo intervento in fase difensiva da parte del difensore russo. Bella azione di Gabriel Lima, tiro ben ribattuto. Questo Gabriel Lima è un giocatore formidabile, uno dei primi 5 al mondo. E intanto, scusa se ti fermo Pino, c'è un corner sfruttato bene dagli azzurri, che però ritornano indietro. Grande poi con la palla. Ripartiamo con Saad per Dos Santos, brutto fallo. Attenzione, Dos Santos rimane a terra, lo vedo dolorante a terra Dos Santos. Il fallo è stato di Robinho, numero 10, anche lui ha poco di russo.
Questi qua sono Che viene giocatori ammonito, Robinho ammonito. fortissimi, girano il mondo, oggi stanno giocando per la nazionale russa, comunque sono tutti giocatori formidabili, loro col pallone veramente ci sanno fare, fin da bambini giocano sulla spiaggia con la famosa bola che è un pallone di stracci legati tra di loro. Questo me l'ha raccontato Gabriel Lima in un'intervista che ho fatto un anno fa, diciamo che i bambini a 3-4 anni sono già in giro per la spiaggia o per strada a giocare con questo famoso Tanto la palla pallone. persa da parte di Shakametov. E intanto l'Italia prova ad andare dentro la palla. Fortino! Mamma Mamma che rischio! mia! La palla attraversa tutto lo specchio della porta dopo una deviazione e si accascia sul fondo. Ci sarà corner per gli azzurri. Riguardiamo la bellissima azione azzurra con. Mamma mia, hai tanto il tiro al volo! Ai ai ai, per il difensore russo, preso completamente sul corpo da Questo parte il momento stiamo tiro di collo pieno di giocando, Fortino. in questo momento stiamo giocando decisamente meglio noi. Siamo anche un po' sfortunati sotto rete, ma in questo caso non bisogna mai mollare neanche per un secondo perché le partite di calcetto non finiscono proprio mai. E arriva un time out da parte dell'allenatore russo. Questo buon fino adesso primo quarto da parte primo tempo da parte degli azzurri che stanno letteralmente dominando il gioco. Non c'è stato molto impegno da parte di Mammarella che non si è dovuto appunto impegnare, Per il ma momento no, per il per il momento momento no. no, ma sicuramente più da fare. Per Gustavo, il portiere russo, che anche lui ha poco di russo, diciamo così. Gustavo è un altro giocatore che ha girato il mondo fin tanto che poi è arrivato in Russia e è stato naturalizzato. Intanto qua fanno vedere i replay di questo piccolo tifoso azzurro che ha esultato dopo il gol di Lima, mentre i tifosi russi un po' più calmi, forse delusi dalla prestazione dei loro beniamini questa sera. È ripartito il gioco nel frattempo. La Russia prova possesso palla nella sua metà campo, costretto ad andare palla dietro dal portiere Gustavo che la rilancia su, il recupero azzurro, ma la palla è di nuovo da parte della Russia. L'Italia prova un timido pressing, palla di nuovo dietro a Gustavo per Robinho. Robinho a impostare il gioco, rischio per la Russia, il velo di Robinho però. E allora si porta avanti la Russia sull'esterno, il tiro poi rimpallato da parte del giocatore di Fortino, sul tiro era stato di Robinho in precedenza. E allora prova ancora la Russia a insistere dopo il timeout. Sembrano usciti bene, gran movimento al tiro! La rete della Russia ha segnato il numero 8, russo, esultano sulla panchina. Era prevedibile Tifosi. una reazione subito immediata da parte della Russia. Bellissimo questo diagonale. La Mammarella mi sembra, vediamo il replay, leggermente un po' in ritardo. Bel movimento da parte del giocatore russo che è riuscito a battere Mammarella con un grandissimo tiro. Non è anche in ritardo, Sfondagione, Mammarella, peccato. Quando mancano 10:27 alla fine del primo tempo, peccato, la Russia alla prima vera azione costruita ha segnato il gol del momentaneo pareggio. E adesso palla di nuovo alla Russia dopo il tentativo di azione azzurra che non è andato a buon fine. Ci provano ora i giocatori russi con questa rimessa laterale. Se ne va a incaricare il numero 10, Robinho. Tanti giocatori della Russia, non propriamente russi. Robinho, Gustavo. tu pensa che in Russia qualsiasi giocatore di buon livello giocherebbe in Serie A da noi, giocherebbe in Serie A in Spagna, giocherebbe ovunque. Quindi ne hanno talmente tanti che alla fine ovviamente cercano fortuna in tutte le parti del mondo. E qua un'altra azione della Russia, ora l'Italia un attimino in difficoltà, la palla dentro! Mammarella ci Mammarella. salva, grande intervento da parte del portierone, neo trentenne azzurro, palla allunga Fortino, prova la girata.
ci sarà una rimessa laterale per gli azzurri sull'azione di Fortino, che non ha proprio preso la palla. C'è stato il grande intervento del difensore russo. E allora rimessa laterale per gli azzurri. Palla battuta all'indietro. Palla che ora giunge a Mammarella, che chiama una palla lunga proprio verso Fortino. L'uscita di Gustavo con i pugni, molto coraggioso. Va a prendere questa palla con i pugni sopra la testa di Fortino. E allora rimessa in fase offensiva per gli azzurri. Questa è una buona azione, tiro, la palla, mamma mia, Gustavo. Portiere. Ancora il numero 12 russo, Gustavo, a salvare il risultato su un bel diagonale azzurro. Stava arrivando anche a supporto Fortino. Bella azione subito, rimessa al tiro questa volta, il tiro è ampiamente alato da parte del numero 13 azzurro. Intanto attenzione, il contropiede, uno contro uno non concretizzato, rientra Fortino molto bene e allora riparte il possesso palla russo. Bella partita, molto movimentata, con tante occasioni da gol. Menichelli prova a dare indicazioni in panchina. Dalla panchina tiro russo, ma anche questo ampiamente alato. Robinho ha provato, intanto l'Italia parte sulla fascia, giochi di gamba, il tentativo di cross dentro Fortino a girare, bella palla dentro, Gustavo a salvare il risultato. Adesso il contropiede russo, 3 contro 3, vediamo se lo sfruttano, lenti, macchinosi, c'è un 1 contro 1 però, ancora per la formazione russa, prova ad attaccare la gran difesa italiana, poi si perde un attimino via. E allora palla che ritorna alla Russia nella propria metà campo, prova delle finte per passare in uno contro uno. Robinho, rimane molto attaccato il difensore azzurro e Robinho va a girare magicamente la palla, l'Italia la va quasi a recuperare, non arriva però, e allora la Russia prova a rimpostare un'azione offensiva, il tiro sul fondo, il tiro, tentativo improvviso di tiro. Mentre entra Sergeev per la Russia, un buon tiro, ma Mammarella comunque dava l'impressione di esserci. Siamo impostati col vecchio 2-2, modulo più classico che si sfrutta nel mondo del calcio a 5. E l'Italia allora prova a ripartire con palla sempre su a Fortino, che si gira, viene messo giù regolarmente, ma la palla è ancora azzurra. Attenzione, tiro! Gustavo salva il risultato, un altro tiro, rimpallato questa volta dalla difesa e poi mette fuori. Ora provano a spingere, il tiro era stato di un po' in difficoltà. Solito Gabriel Lima, che ora si va anche a incaricare della rimessa. Che giocatore Gabriel Lima! E ancora l'Italia a impostare, bellissima palla di Fortino. La può girare l'Italia, forse perde possesso, tempo. Possesso allora azzurro. Attenzione, tentativo di saltare Fortino. Mamma mia Fortino. Palla di pochi centimetri a lato. Sta giocando bene. Grande prestazione di Fortino. Bellissimo. E qua intanto vediamo la parata strepitosa di Gustavo. E poi il tiro di Lima. Peccato, di destro. Sarebbe andato comunque fuori, però c'era Fortino in agguato. La Russia butta sulla palla, la perde. Mammarella allora la coglie come mamma chioccia fa con i suoi pulcini. E la ripartenza azzurra ancora con Saad che guadagna una buonissima rimessa laterale. Mister sta facendo una discreta rotazione. Sì, la solita che non ci abbiamo sta. Ancora visto in campo romano. La rimessa verrà battuta, intanto entra Leggero mi sembra, sì, Lima palla dentro, ci sarà un corner, si accontenta del corner l'Italia. Scusate, è entrato Murillo, intanto l'angolo battuto da Saad direttamente in porta, palla sul palo. Mamma mia Saad! Questo Gustavo mi sta stupendo, non pensavo che era così forte. Grande, ancora respinta del portierone. La palla è dentro, questa volta può esserci il contropiede? No. L'Italia strepitosamente con Onorio va a recuperare, ora Onorio a girare su Saad. Prova, non riesce questa volta a saltare il giocatore russo, che si, in questo caso Pula. Che allora palla indietro a Gustavo, ma c'è stato il fallo di Onorio
sul difensore russo. Allora dovrebbe essere il terzo fallo azzurro. Fallo. Si poteva anche lasciar correre questa situazione. E allora, terzo fallo azzurro, così come la Russia, anch'essa tre falli, quando mancano 7 minuti e 3 ora secondi. E allora, l'errore, l'errore russo in fase di impostazione. Un po' nervosi ora i giocatori Come della siamo messi a Russia. falli? 3-3. 3-3, quindi hanno ancora due falli come bonus. E allora Saad a girare su Lima. Lima per Onorio, il movimento di Murillo non servito ancora. Saad per Onorio, Lima. Lima, bellissima azione azzurra che ha portato Saad sulla fascia dove può andare di sinistro a piazzare per Onorio, perde il tempo del dribbling, allora arriva da Saad, non Ripacchiamo. tira, può appoggiare a Lima, lo fa, Lima sulla fascia, ottimo giro palla Incredibile. dell'Italia, Che Murillo bella ancora per Lima, rotazione. grande continuo cambio di posizione da parte degli azzurri E e qua possesso ne palla. manca uno. E attenzione a Lima, uno contro uno di Lima, si ferma, ridà ancora dietro la palla a Murillo, Murillo Saad, ancora Lima. Lima, la palla dentro! Al minuto 6 Che e 10, quando bello, mancano me l'ha 6 minuti e preparata 10 bene. secondi, un'azione fantabolante Preparata dell'Italia. benissimo. Grandissimo schema. E indovinate un po' chi ha fatto l'assist, non solo il gol, ma ancora l'immenso capitano Gabriel Lima. Gabriel Lima. Altro assist per il gol di Murillo. Hai Grande visto azione con azzurra. quanta pazienza, rotazione hanno preparato questa azione? Come nel basket, uguale, hanno portato a Veramente. tiro il migliore. Italia 2, Russia 1. Quando mancano 6 minuti e 5 alla fine del primo tempo, risultato assolutamente meritato da parte degli azzurri, che è qua. Lima non tocca assolutamente Pula, che si tuffa. L'arbitro l'aveva capito. E allora lascia correre il gioco. Attenzione, la palla dentro, lo stop. Mammarella. Blocca. Che poi si va a lamentare con il Saad, che non ha chiuso bene sull'uomo. E Lima ancora per Onorio la perde in una fase di gioco, di impostazione. Allora la Russia può andare uno contro uno fino in fondo. Onorio va ancora a fermare. La palla arriva a Pula. Murillo. Grandi due interventi. La palla però è ancora della Russia che va a impostare. Cerchio di centrocampo con Pula che prova a battere Onorio. Tentativo di finta contro finta. Alla fine si affida all'indietro. Russia che prova anch'essa un giro palla che non è fluido però, come quello dei nostri giocatori. E allora ritornano indietro nella loro metà campo. Buona prova difensiva anche fino ad ora degli azzurri. Gustavo, intanto è arrivato il cambio volante. E allora vanno con questo continuo possesso palla, mentre l'Italia quasi, quasi, quasi con Onorio va a recuperare il pallone. Non è stato così, peccato. E allora riparte la Russia, sempre molto, molto, molto timidamente. E l'Italia va sempre a recuperare. Arriva il quadruplo cambio degli azzurri. A volte si fa, hanno speso molto comunque questo quartetto qui che ci ha riportato in vantaggio con delle grandi belle giocate. Menichelli adesso penso che provi a fare una fase difensiva diversa. Eh sì, vediamo un po'. Adesso Mammarella, il passaggio in area di rigore non è dei più belli per Fortino. E allora la Russia ripartirà con molta calma, sempre molto timidamente i russi che non riescono, nonostante l'ottima fisicità, ma come dicevamo questo pomeriggio, Stiamo poca tecnica. giocando contro loro, diamo La palla pressione, persa sulla pressione. sbagliano E sulla pressione. allora l'Italia può andare. Giro palla azzurro, Fortino si muove, ora esce dall'area. Prima. L'Italia questa volta fa un po' il tacco di Fortino dove però non c'è nessun azzurro. Prova a rincorrere timidamente, si tratta di Dos Santos, numero 8 azzurro. E allora la Russia riparte, l'Italia però alza il pressing questa volta e allora capisce un tentativo di
Lancio lungo. Guarda che bella difensore russo, infatti qua ci fanno rivedere il tacco di Fortino, bellissimo, ma soprattutto peccato. Ci hanno fatto vedere le Mizuno gialle che sono fantastiche. E allora ripartirà l'Italia con una rimessa laterale già battuta, palla sotto per Fortino, non controlla bene, poi lotta con grande fisico il centravanti azzurro che va anche a guadagnare la rimessa laterale. E allora forza ragazzi, si riparte così. 3 minuti difficilissimi dove palla sbagliata, l'importante in questo momento è tenere il risultato. La Russia proverà a giocare questi ultimi 3 minuti con grande dinamismo, infatti subito una palla difficilissima che Mammarella controlla mica troppo, l'ha cileccata un attimino. Sai, quel detto, un po' fortunati. Nel calcio a 11 c'è Buffon, nel calcio a 5 c'è Mammarella. Sicuramente il grande... Per fortuna Lima ci salva questa volta, come già ricordato da Pino in precedenza. Mammarella, il vero salvatore di questa nazionale. Andiamo. È intanto il contropiede, Fortino, palla poco giocabile per Dos Santos, ci sarà rimessa laterale comunque per gli azzurri. Li vedo leggermente in affanno i giocatori russi, praticamente stanno giocando da tanti minuti con questo quintetto. La nostra rotazione è più ampia, più volte abbiamo cambiato quasi tutti i giocatori che erano sul campo di gioco, mentre i russi sempre uno, massimo due alla volta. E allora l'Italia sempre con il solito possesso, c'è lo scatto di Fortino visto ora, ma forse servito con un attimo di ritardo. E allora l'Italia continua. Bravissimo. Ultimi 2 minuti e 10, l'arbitro interrompe il gioco per un fallo lontano dalla palla, penso, di Fortino. Fallo abbastanza stupido, in un momento in cui avevamo palla nostra, queste cose possono anche costare caro alla fine. Vabbè, 4 falli azzurri, 3 russi in questo primo tempo di questa finale dei campionati europei di calcio a 5 2014. Si stanno svolgendo in Belgio, il risultato parziale è di 2-1 per i nostri e arriva a... peccato, attenzione, 3 contro 1, meno male, penso l'abbia deviata Fortino a salvare gli azzurri, forse Mammarella c'era, vediamo dal replay. Fortino a deviare sulla palla, anche se Mammarella era in traiettoria. Sì, era in traiettoria. Allora Robinho a battere il corner, vediamo lo schema. Buttato via questo corner, contro 1-2. Fortino se la allunga. E allora poi la palla è ancora della Russia con una rimessa laterale in fase offensiva. Peccato. E entra Eder Lima per la Russia. Abbiamo 2 Lima in campo. Probabilmente sono brasiliani tutte e due e tutte e due e giocano per nazionali diverse. Questo ti dimostra che in Brasile quanti giocatori forti avranno lo sanno solo loro. Ecco appunto Eder Lima, un tentativo di 1 contro 1, spalle alla porta il tiro, Mammarella a salvare in corner. Sembrava il nuovo acquisto della Juventus, Osvaldo, che spalle alla porta è il più forte di tutti. No, forse non l'ha deviata Mammarella, vediamo un po'. No, infatti non c'è stata la deviazione azzurra. L'arbitro non l'ha vista come me. Ci sarà corner battuto proprio da Eder Lima, tiraccio da parte dei russi. Non so se sai che il tempo effettivo come nel basket. Lo sapevi? Sì che lo sapevo. Bravissimo. Allora rientra sul campo da gioco il nostro capitano Gabriel Lima, un gol e un assist per lui questa sera. Tanto ci ripropongono una bella giocata a spalle alla Po e qua c'è la partenza, il tiro e gol! Italia 3, Russia 1. L'Italia in contropiede, non perdona, esulta anche Menichelli sulla panchina. L'assist di Dos Santos per il gol del numero 13 azzurro. Grandissima giocata da parte degli azzurri. E quindi il gol per il parziale di 3-1 per l'Italia in questo grandissimo
primo tempo, il gol di Jason. Ora entriamo nell'ultimo minuto di questo primo tempo, 50 secondi alla fine. La Russia prova ad andare in attacco, proprio la giocata Mammarella ci salva, e allora l'Italia può andare in contropiede ancora con Onorio. Palla giocata con saggezza su Lima, che va a impostare l'azione ancora da Onorio. Onorio la lancia su, poteva sicuramente gestirla meglio. Mentre vediamo degli striscioni del Bergamo calcio a 5 che sono presenti lì ad Anversa, e non arriva il fallo qui, l'arbitro lo vede ma la rimessa è comunque russa. Robinho è andato giù molto facilmente, e allora la Russia ci prova in questi ultimi 20 secondi andando fino in fondo, tiro respinto, ma Robinho finta contro finta, rischia di perderla. Si salvano ancora 8 secondi, 6 ora, 5, 4, 3, 2, prova un tiro che va sul fondo. Finisce così il primo tempo di questa finale dei campionati europei di calcio a 5. L'arbitro non fischia ancora. Non ha fischiato l'arbitro. Fischia ora, grazie a Dio. Italia 3, Russia 1 in questo primo tempo. Tempo bellissimo, degno di una finalissima. Netta supremazia della nostra squadra, che ha saputo sviluppare delle bellissime giocate. Solo un attimo di confusione ha permesso alla Russia di andare a pareggiare. Vediamo cosa succede adesso nel secondo tempo. Un breve break musicale. Poi di nuovo qui sempre per seguire questa sfida dei campionati europei di calcio a 5 qui in diretta solo su Radio Pla. My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focus EOU. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. My acres of a land I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. And give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My many artifacts, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run. Oh, to you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Oh, to you, ooh, ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My friends and family, they don't understand. They fear they'll lose so much if you take my hand. But for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you
is my hidden treasure chest. Golden grand piano, my beautiful Castillo. You, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Brother, there's an endless road to rediscover. Hey, sister, know the water's sweet, but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. Sospesa
che non voleva scendere, un sorriso a denti stretti, questo prima di te, prima di te. Era neve all'equatore, indeciso su di me, avevo tutto ed ero niente, io prima di te, prima di te. Era una bandiera ferma che aspettava il vento, come un sorso d'acqua pura che scorre in gola, tu mi stupisci ancora. In tutto quel che fai mi meravigli ancora, quando non eri mia come la prima ora. Tu non lo sai, ma non ci credevo più, io prima di te ero rabbia e perdono, la paura che si ha di non essere più capaci di amare prima di te, prima di te. C'era un bacio lì a mezz'aria che si era perso, come il primo giorno a scuola. Tu mi stupisci ancora. In tutto quel che fai mi meravigli ancora, quando non eri mia come la prima ora. Tu non lo sai, ma non ci credevo più, io prima di te, prima di te, prima di te, prima di te. C'era un bacio lì a mezz'aria che tu hai raccolto, tu mi stupisci ancora. In tutto quel che fai mi meravigli ancora, quando non eri mia come la prima ora. Tu non lo sai, ma non ci credevo più, io prima di te. Staring at somebody new, stuck in my head is a picture of you. You were the thunder, I was the rain. I wanna know if I see you again. I said I love you, you said goodbye. Everything changes in the blink of an eye. It's been a while, I still carry the flame. I wanna know if I see you again. Vieni con me, vieni con me. Io resterò qui ferma finché tu non vorrai stare con me. I could put a little stardust in your eyes and put a little sunshine in your life. Cause you're not even there. I'm writing this song and you don't even care. Throw me a lifeline, open the door. Pick up my heart that you left on the floor. On the floor, on the floor. Io resterò qui ferma finché tu non vorrai stare con me. I could put a little stardust in your eyes and put a little sunshine in your life. Give me a little hope, you'll feel the same. And I wanna know,
When will I see you again? When will I see you again? When will I see you again? Oh, 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 oh. When will I see you again? Oh, 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 oh. I could put a little stardust in your eyes. I could put a little sunshine in your eyes. Give me a little hope. E ben ritrovati amici sportivi, qui in diretta su Radio Pla, in questo commento della sfida di finale di campionati europei di calcio 5, Italia-Russia. La partita è iniziata da 7 secondi, questo secondo tempo, dove che vede l'Italia avanti 3-1 con i gol di Lima. Intanto subito la Russia, rischia moltissimo, Gustavo però, riesce a coprire la porta. E allora la Russia in fase offensiva ci prova subito, palla persa, peccato, peccato. Stavo dicendo i gol italiani di Lima, Murillo e Jasson, e il gol di Lima per la Russia era andata a pareggiare, poi l'Italia ha punito due volte. Lima subito vuole andare con Saad, mi pare di vedere, ecco Saad, proprio lui con la palla in questo momento a rimpostare. Saad rischia, Mammarella prova un lancio lungo verso Lima, difficile da controllare per il nostro campione, non riesce a controllare questa palla. Pino, come ti sembra l'Italia scesa in questo primo minuto? In questo momento mi sembrano abbastanza concentrati, motivati. Ovviamente questi primi minuti la Russia proverà tutto per tutto e vediamo come va a finire. Contropiede, Lima subito sulla fascia per il tiro. Bellissimo sto diagonale. Peccato, Merlim, palla Merlim sul fondo, non c'è stata deviazione, molto. Peccato. Peccato, peccato. Una bella azione di rimessa senza troppa convinzione. Che bel diagonale. Cioè, no, c'è stata la deviazione, quindi ci sarà. Corner, se ne incarica Saad. Aziz. C'è Lima fuori, ma la palla viene giocata dentro. E allora la Russia, scusate, che prova a ripartire. I tre con uno staccato passano subito. Rubinho con la palla prova dentro subito per Lima. Lima, guardate Lima, mamma mia, Lima, Murillo lo ferma, contropiede Saad, se la allunga troppo ancora Lima, il tiro altissimo. Peccato. Hai visto nel mondo del calcetto con quanta facilità si può passare da una sponda all'altra senza batter ciglio, proprio un attimo fai una, imposti un'azione d'attacco e ti ritrovi subito a dover subire. Intanto l'Italia che riparte, profondità, vediamo, grande giocata, ma Gustavo era prontissimo. Gustavo c'era, peccato. Forza ragazzi, forza azzurri, forza Italia. Si lotta per vincere questa sera. Non siamo secondi a nessuno. Vogliamo portare a casa questa coppa. È ancora in difesa Murillo contro Lima. La forza fisica di Lima a spostare Murillo. Spalle alla porta. Si gira. Questa volta Murillo lo ferma. In rimessa laterale. Grande mestiere del giocatore russo. Più che mestiere, fisicità del giocatore russo che riesce a spostare il nostro difensore. In quel caso Murillo. Che però ha resistito all'offensiva. Allora rimessa laterale per la Russia, battuta, rischio sulla fascia, ritornano indietro da Gustavo che prova una palla lunga. Mammarella controlla con gli occhi, tanto qua ci fanno rivedere il colpo di tacco di Lima, forse poteva spenderla meglio l'azione il nostro capitano questa volta. Ha voluto chiedere un po' troppo, io l'avrei giocata in maniera diversa perché la partita è lunghissima, si poteva fare di meglio.
Però grande prestazione questa sera del nostro capitano. Ve lo concediamo perché ha fatto le più belle azioni, ha sbloccato il risultato, ha fatto l'assist, giocatore importantissimo da te tempi. Però ti ripeto, la partita è lunghissima, quelle giocate le potremmo fare un po' più avanti. Attenzione, quasi il recupero di Saad, la palla comunque azzurra. Questo è un momento delicato in cui, se l'Italia ci crede, può sicuramente mettere un altro gol che ci metterebbe leggermente al sicuro. Sasha Khiemetov ha buttato la palla fuori, peccato per i russi, ma meglio per noi che andiamo a rimpostare con Gabriel Lima. Che palla, guardatelo, la mossa, la palla ancora lì, il tiro, Gustavo Murillo non trova la rete, ci sarà rimessa laterale, no, scusate, Romano, è Romano che non l'ha giocata benissimo, diciamo che guardate la giocata, una giocata peccato, qui Gustavo ha fatto una gran parlata istintiva, sì. Romano qua a rimpostare l'azione azzurra con Fortino, per l'arbitro c'è stato un fallo, no, rimessa laterale, è uscito dal campo Fortino con la palla. Allora la Russia riparte, palla lunga, ancora uno contro uno, ma l'Italia riesce quasi sempre a chiudere bene, la palla fuori, escono bene questa azione difensiva, 2-2 l'Italia. E ancora ci riprova, batte diagonale che va a terminare sul fondo. Stiamo giocando una buona fase difensiva, chiudiamo un po' tutti gli spazi. Loro non hanno molta pazienza perché queste azioni vanno anche sapute preparate. Comunque angolo, vediamo come se la giocano. Vediamo subito la palla fuori per il tiro al volo, Mammarella ci salva. Il tiro al volo, entra Fortino, può lanciare, non lo fa. E allora Onoio a ripostare l'azione con Romano ancora palla, la rischia di perdere, va ancora da Onorio, l'Italia prova a lavorare, Fortino, Romano ora a scambiare vicino al cerchio di centrocampo, ancora palla verso Fortino, Romano, Onorio, attenzione, bruttissima palla. Cirillo può andare il contropiede, la palla rimane lì, perdono il tempo del gol i russi. Meno male che Sergei ci ha sbagliato. Hanno cincischiato. Questa era una grande palla gol sul nostro errore. Palla troppo arretrata. E poi Sergei. Chissà, ci vuole tanta fortuna. E in questo caso abbiamo avuto veramente tanta fortuna. E arriva il tiro al volo sul fondo. Ancora Sergei. Vedo che stanno giocando molto le palle all'indietro, perché noi comunque abbiamo una grande difesa, chiudiamo bene gli spazi e provano queste botte da fuori. Attenzione, è rimasto a terra un nostro giocatore, si tratta di Onorio. Onorio. Ha preso un colpo sul tiro al volo di Sergei. Sergei ha preso la palla e subito dopo l'uomo, ossia in questo caso Onorio, numero 6 azzurro, molto dolorante a terra. Onorio, ottimo giocatore in fase di impostazione azzurra. E Menichelli cerca di capire cosa sta accadendo in campo al suo giocatore. E i tifosi azzurri invece si fanno sentire. Esce in questo momento Onorio in spalla a due medici azzurri. Peccato perdere Onorio in questo secondo. È molto dolorante Onorio, lo stiamo vedendo che sta piangendo dal dolore, è entrato Dos Santos al suo posto, sicuramente saprà colmare il gap dell'assenza del nostro numero 6. E allora la rimessa battuta da Romano per Mammarella, Mammarella per Dos Santos, Dos Santos ancora per Romano, Romano verso Fortino che difende palla, riappoggia Romano, rischio azzurro, e infatti arriva la palla recuperata, palla dentro, la controlla, chiusura difensiva magistrale di Romano su Cirillo. In questo momento c'è tanta aggressività agonistica da parte dei giocatori russi, vedo un po' in difficoltà Romano, però si sa, in questo momento bisogna contenere
Penso che il mister abbia bisogno un po' di tutte le forze, oltre al cambio doppio. Triplo esce in effetti Romano, che lo vedevo un po' in difficoltà. Difatti, Assad ci schia un po', la palla dovrebbe essere azzurra. No, la palla, vediamo un attimino. Sì, palla azzurra. Vampeta. Va bene così, la giocata lunga per lunga. Prendere un po' di fiato. E ci siamo risistemati in fase difensiva. In questo momento 3-1. Dai. Ora è entrato in campo anche Lima. Gabriel Lima. Saad in difesa, alla fine Dos Santos la va a recuperare. È entrato anche il numero 2, Vampeta. Vampeta, grande giocatore, grande esperienza, anche lui giocatore dell'Asti, da tanti anni in Italia. Ecco qua proprio Vampeta e Lima, impostare la palla di Lima, peccato, troppo profonda. Era una buona occasione. Ci sono dei cambi un po' strani, sì, cambi volanti, un po' in maniera quasi da dilettanti. E allora Abramov a impostare l'azione rossa per Cirilo. Giochiamo di nuovo a molto girare. Vicini, molto vicini agli avversari. Stiamo giocando a quanto mi sembra con un 3-1. 3-1, classico. Vediamo un attimino adesso. Adesso va nel 1 contro 1. Preferisce scaricare, palla a Cirilo, spalle alla porta. Grande difesa però a testa bassa di Dos Santos. Allora ripartono dall'altra parte uno contro uno, Lima deve difendere, arriva a tiro, palla sul fondo, ci salviamo così sul sinistro. Provano molto le azioni che portano al tiro il giocatore, ma sempre da lontano. Sì, il noi abbiamo una grandissima difesa in questa fase, come vedi un bel tiro, ma sempre da lontano. Lima, bella giocata, bella Dos Santos. Giocate. Allora, 1-2, accompagna l'azione, riparte, bravissimo. Sì. E allora grandi tempi, riparti molto bene, palla, molto Vampeta, bene, dentro, pallone. Il tunnel, Sad, sparo, oh, il palo per annegare il gol a grandissima giocata di Sad Assis, peccato, solo il palo a fermare il gol agli azzurri, il quarto gol azzurro. E allora, forza ragazzi. La palla recuperata dagli azzurri. Allora si riparte. E allora Lima, Dos Santos, Saad, scusate, ancora per Lima, Saad. Bella palla dentro. Dos Santos la protegge, sombrero. Palleggio insistito di Dos Santos che la perde. E allora rimessa per i russi, che provano a ripartire alla testa del centro di centrocampo, la recupera Gabriel Lima, non riesce poi a riconcretizzare l'azione in offensiva azzurra. E allora il tiro dentro, incredibile, chi ha recuperato palla ancora, il contropiede azzurro non va a ha chiesto fine. Troppo a se stesso, una palla che andava gestita in maniera diversa. E allora il contropiede, la partita è ancora molto molto lunga. È vero che stiamo giocando molto bene la fase difensiva. Allora ripartono i russi con Robinho prova l'uno contro uno contro Dos Santos. Robinho, gioco di gamba, non riesce a saltare difensore azzurro. Allora la palla, questo sarà il leitmotiv degli ultimi 10 minuti, con una Russia che ha tanto possesso palla e noi ci limitiamo a giocare una buona fase difensiva e cercare provare ad andare a chiudere la partita in contropiede. Abbiamo abbassato il baricentro, tiro deviato notevolmente. E allora entra Fortino per gli azzurri. E ora la Russia dovrà cercare assolutamente il gol del 3-2 per provare a rimanere. Attenzione, palla fuori
perde l'attimo del tiro, subito la pressione dei nostri, subito la pressione a due si va, Fortino ci prova, costringiamo ad arretrare, la palla è lontana, molto bene Gustavo, la palla lunga di Gustavo, ora è nostra, è tutta nostra. Berlin Lima la vuole larga, alla fine Vampeta gliela appoggia, Fortino lateralmente, bravo Fortino, di esperienza, e allora Vampeta tiro! E il portiere risponde da par suo. No, niente portiere, non è l'abbiamo visto bene, scusate. Io pensavo l'avesse toccata il portiere, invece il palo, un altro palo azzurro. Palo esterno per gli azzurri, vicini al gol con Vampeta. Minuti scorrono lentamente. 10 e 35. Grande appionata, il Mammarella fa su alla palla. Ancora Mammarella. La gioca lunga, di mano. Benissimo, va bene. Andiamo, aspettiamo nella nostra cerchia di metà campo. Palla nostra. Palla ancora Fortino. Gestiamo, va benissimo. Lima. Padroni del campo in questo momento. Padroni del campo. Merlin, il tiro. Deviato. Corner. Padroni del campo in questo momento. Eh sì, ora l'Italia prova a uscire. Proviamo a metterci dentro il quarto gol, proviamoci. Lima a battere il corner, Lima! Altro corner, è stato deviato da Robinho. Il cross in mezzo all'aria di Lima, adesso fuori per il tiro al volo di Vampeta. No, era Merlin, scusate, e allora il respinto e l'Italia prova a rimpostare, ritornando indietro da Mammarella, cambio volante dentro Murillo. L'Italia prova a rimpostare, grande giocata di Merlim, ancora per Murillo, e l'Italia gira la palla, Merlim a cercare Fortino. Stiamo giocando discretamente bene, con assoluta padronanza del campo, grande carattere, stiamo cercando di non buttar via niente. Eh sì, dai. No. Mammarella! Mammarella alla Gigi Buffon, numero uno al mondo. Però attenzione, viene fischiato un fallo. Non ho capito a chi. Mammarella ha fatto una parata magistrale, un vero e proprio miracolo, ma viene ammonito. Penso per un fallo viene fischiato a questo punto a Mammarella. Mi viene, vediamo un attimino. No, la grafica ha ammonito, secondo la grafica è stato ammonito Mammarella, ma il fallo sarebbe di Murillo. Mammarella non ha assolutamente... Murillo ha toccato l'avversario mentre stava prestandosi a tirare, ma è una chiara, è l'arbitro, una chiara azione da gol, ma vediamo un attimino come si sviluppa questa punizione. Ci sono Cirillo e Robinho. Una punizione che vedo molto difficile. Robinho, la finta, l'appoggio, prova a punirci Cirillo. Non riescono, Mammarella era uscita. C'è giustizia, perché giustizia c'è, questo non era un fallo da dare, si poteva non dare. Alla fine l'arbitro ha deciso così. Il tiro, ancora il corner. Questi sono attimi decisivi, dobbiamo stringere i denti. La recupera, forza ragazzi. E allora andiamo. La palla per Fortino, poco giocabile. Fortino rientra, questo non è fallo. E questo viene fischiato fallo a Cirillo, nettissimo. Era rientrato Fortino, portandosi la palla sul sinistro. Netto. È ammonito Cirillo. E allora mancano 9 minuti e 22, abbiamo una buona punizione. Sulla palla c'è Fortino. Vediamo chi se ne è tanto... Era stato, infatti la grafica si corregge, ammonito Murillo e non Mammarella. Ci sono Lima, largo a sinistra. La punizione penso andrà a batterla di Luca. Appena entrato. Vediamo, c'è Merlim centrale. Fortino in mezzo all'aria a disturbare Gustavo. Andrà, sì, proprio di Luca. Gustavo, la palla rimane lì. Ancora Gustavo, una seconda volta a negare gol azzurro. Il quarto gol. E allora provano loro con un ennesimo lancio lungo. Arrivano altri cambi volanti per l'Italia. Il tiro era stato, scusate, di Said. Allora Merlim a rimpostare. Bella giocata azzurra questa volta, può allargare la palla, peccato con un attimo di ritardo, ma c'è stato un fallo
si lamenta l'allenatore russo Serkiev, ma il fallo è nettissimo. Netta trattenuta di maglia. E no, forse i pantaloncini ne stava trattenendo. Comunque il fallo è netto. Belle le Munich azzurre. Italia, importante questo dato. Un fallo per l'Italia, 3 per la Russia. E allora a rimpostare noi con Merlim. Merlim su Fortino. Fortino su Merlim. Di Luca fa movimento. Ancora l'Italia che gioca la palla a Fortino. La controlla. La appoggia all'indietro. Allora scorrono i minuti. Ah, Fortino questa volta si è scivolato di spalle alla porta. La palla è persa per gli azzurri. Allora provano a ripartire i russi. Quando mancano 8 minuti e 31 secondi alla fine di questo secondo tempo. Manca ancora una vita, una partita tutta da giocare. E Cirillo. 8 minuti importantissimi. Cirillo, gran palla dentro. L'Italia riesce a chiudere solo per un attimo. Un pochettino. E allora ancora possibilità di tiro. Ci prova Robinho. Mammarella a salvare. Poi Merlim a buttare. In rimessa laterale. Un altro sinistro al veleno di Robinho, questa volta però era centrale, quindi Mammarella para in mani aperte, numero 1 azzurro. Entra il portiere di movimento per la Russia. Eh beh, 7 minuti ci sta. Entra anche Lima. Robinho, allora Cirillo, ecco ancora Lima. La palla ancora per Robinho. Adesso ci sarà per 7 minuti e poco più questa continua giro palla fuori dall'area di rigore azzurra. Robinho può provare il tiro, non lo fa, riscarica fuori ancora Robinho. L'Italia riesce a chiudere bene gli spazi e a negare il tiro o un'eventuale azione dentro l'area di rigore ai russi. 7 minuti e 21 secondi al cardiopalma. Ci sarà da soffrire, come è giusto che sia, questa è una finalissima. Appoggio ancora fuori. Una cosa è certa, il portiere in movimento non mi sembra un grande tiratore, perché ha avuto già due opportunità per andare a concludere. E non l'ha fatto. Lima, Mammarella, a chiudere il tiro. Deve essere gestito un po' meglio, anche questa azione. Rientra Gustavo, rientra Gustavo. Dobbiamo avere paura. Il gran Mammarella si è guadagnato, si sta guadagnando decisamente la pagnotta anche oggi, non a caso è considerato ci sta il più salvando grande portiere al mondo. Mammarella ci sta salvando. E allora l'azione russa. È ancora Mammarella che nega questo diagonale al giocatore russo. Laterale. Ancora la Russia, con di nuovo il portiere di movimento in campo, e il tiro, la traversa a salvare l'Italia e negare il gol alla formazione russa. Il tiro di Sergeev, il numero 5, Mammarella non la tocca, la controlla con gli occhi, la palla viene battezzata sulla traversa, intanto Lima rimane a terra toccandosi il ginocchio, il nostro capitano. Attenzione, e arriva il fallo a Pere Reverz, espulso Pere Reverz. Era già stato ammonito. Era già stato ammonito. Espulsione quindi per il portiere di... No. Scusate, un altro... Pensavamo, erano in due vicini, è stato espulso Cirillo. Questo è fallo intenzionale. Bruttissimo fallo. Lima l'aveva saltato in pallonetto, Cirillo è entrato dritto sulla gamba del nostro capitano. Antisportivo, un fallo brutto, sembrava un falletto stupido, arriviamo. Sembrava un falletto stupido, tanto stupido non era perché Lima l'aveva saltato, sarebbe andato sicuramente in porta. Eh sì. E quindi, quarto fallo russo. Che ora? Sei minuti di grande sofferenza. Con l'uomo in meno. Giochiamo in superiorità numerica, dobbiamo sfruttare questi momenti. Dos Santos Lima. Continuo passaggio Dos Santos Lima. La palla poi. C'è un tentativo. Il tiro sul fondo. Era stato Merlim. Intanto provano loro il contropiede. Il grande giocata. Mammarella ci salva ancora.
E prova l'Italia a ripartire con molta calma, come giusto che sia. Dos Santos, siamo sopra Lima. Di due, possiamo gestire questi attimi. Fortino, con intelligenza. Lima, siamo Lima. In superiorità numerica. Può provare la palla Dos Santos, fai non lo rotazione, fa Fortino. Fai rotazione così, così gioca così, al limite, così, così, gioca Lima. Al limite, gioca forza al limite, ragazzi, bravissimo. 5:43, l'Italia gestisce di grande esperienza. Attenzione, la palla dentro Fortino, Gustavo salva, ancora Fortino, bravissimo Saad ad accontentarsi della rimessa laterale, ancora Fortino, Saad, c'è fuori Lima, può provare il tiro, c'è largo a destra, visto Fortino che scambia veloce con Saad, ancora Lima, l'Italia fa possesso, la palla è buona, Dos Santos, vediamo se la mette in mezzo per Fortino, non lo fa, da Lima, ancora Dos Santos per Saad, ancora Dos Santos, limite dell'area di rigore, scarico per Lima, può provare il destro, scarico fuori invece per Saad, Saad per Fortino, l'Italia fa possesso come è giusto che sia, riesce a tenerla, Saad appoggio, Dos Santos lo deve provare, il tiro, il... mamma mia! Mamma mia, mamma mia, Saad, Aziz Saad non ha trovato la porta. Peccato, peccato, porta. Peccato. Questa era un'azione che doveva portarci al gol della sicurezza. Mamma mia, mamma mia, di quanto è uscita. L'Italia va a recuperare palle, prova a ripartire il contropiede con Gabriel Lima. Bravo Fortino a gestire. Adesso Lima per Saad, Saad, Lima, Lima, Dos Santos. Dos Santos c'è fuori, Saad, va da Lima ancora, Dos Santos, ci incischiamo un po' con il pallone ma lo teniamo, sono Lima allora, cruciali. Palla dentro, Fortino, c'è Lima, il tiro, Gustavo, la salve allora Dos Santos, fuori, all'indietro, per Mannarella, 4:32 alla fine, Gustavo esce, la tiene in campo, no, la palla è uscita, meno male per noi, 4:28, Italia 3, Russia 1, forza ragazzi, dai ragazzi, con l'uomo in più, Lima ora, Lima, appoggio, Dos Santos, il tiro non entra, non vuole entrare, vuole la entrare. Parata di Gustavo che esulta come se avesse segnato, ne ha presi veramente tanti, il portiere, diciamo che è il Russo. Migliore della sua squadra questa sera, il time out, Gustavo, portiere Brasilia, naturalizzato russo, assolutamente giusto questo time out, peccato, Dos Santos non è riuscito a trovare la porta, in quest'ultima occasione siamo anche un po' fortunati, la fortuna ci serve, vediamo il mister russo che sta cercando di impostare uno schema che porta al tiro uno dei migliori, uno dei migliori. Diciamo che Robinho, in questa fase noi dobbiamo per forza giocarci una fase difensiva col coltello in mezzo ai denti, sicuramente cercando di non fare falli più di 4 minuti. Un'eternità nel calcetto, come nel basket, un'eternità. Superiorità però numerica. Forza ragazzi. Avevamo detto, un finale al Cardiopalma dove c'era da soffrire. Si è stati graziati dall'espulsione di Cirillo per un brutto fallo antisportivo su il nostro capitano, quale Gabriel Lima. Mentre Sergei, ho visto, stava parlando con Pula. Numero 7, entra Hercules intanto per gli azzurri. Gustavo. Aveva provato la palla lunga, l'Italia non era posizionata, infatti l'arbitro fa ripetere. Grande furbizia da parte del portiere brasiliano, naturalizzato russo. Ha provato questo escamotage per vedere se l'arbitro poteva abboccare, mi sembrava... Intanto vedo Lima che sta dicendo qualcosa alla sua panchina, non lo so... A cosa si riferisse? Fatto sta che ci vuole concentrazione, penso che ce l'avesse con chi in questo momento non ha gestito queste cose al meglio. Cattiveria agonistica fino all'ultimo secondo. E allora riparte la Russia. La posta in palio è veramente alta. L'Italia per noi. Non si tira indietro, fa pressing subito nella metà campo russa, provando a evitare. E intanto sale subito il portiere. Hanno speso molto i giocatori russi. Ovviamente queste danno fondo alle ultime energie, giocano col portiere di movimento, azione giustissima, pericolosa, ma è l'unica mossa fattibile in questo momento a 3 minuti dalla fine, allora, sotto di 2. Ancora la Russia, 3:33 alla fine, la Russia sbaglia il passaggio. Grandissimo errore. Meno male, Dos Santos allora vuole
lo scatto di Murillo spinto, oh, spinto da Lima. Brutto, 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 brutto. Vediamo. Eh no, l'arbitro non lo sanziona. Niente, non concede niente. E allora Robinho dall'altra parte prova ad andare velocemente contro. Viene fischiato il fallo. Questa volta Lima, molto bravo, furbo. Lima! Gol! Ha segnato Lima. Vediamo se il gol è buono. Non lo è, peccato, 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 peccato. Lima comunque bene, perché questi arbitri ha preso la palla, l'ha appoggiata e ha tirato. Ha fatto molto bene a fare quello che ha fatto. Tanto si riparte da dove ha fischiato, palla nostra. Vediamo come la sappiamo gestire. Loro fanno un pressing asfissiante. Vediamo, vediamo se li costringiamo all'errore. Un errore non c'è, palla ancora loro. Noi pula, 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 pula. Alla fine la palla arriva al portiere di posizione. Allora Fortino la difende. Bravissimo Fortino a ritornare indietro su Gabriel Lima. 2:54. Palla ancora dentro Fortino. Cerco l'assi largo a sinistra. Vediamo se lo servono. Eccolo fa. Palla Lima che prova a scattare un po' alta, poco giocabile. Lima prova di testa, ora però prova di fede. Bravissimo anche spinta a fare questo fallo tattico. Ci l'abito può stare, grande mestiere del nostro dal capitano. Vantaggio, dal vantaggio, allora vantaggio, il recupero andiamo, di Dos Santos. Stiamo giocando anche noi un grande pressing, e ora non gli permettiamo di ragionare. Portiere in posizione, arriva il tiro, respinto, ancora Robinho, respinto anche questo. Fanno un po' di confusione anche loro. I miei secondi scorrono inesorabili, ma manca ancora tantissimo, tantissimo per una partita di calcetto. Non c'è tregua. 2:10. Forza ragazzi, il traguardo è vicino. Stringiamo i denti, così. E la Russia così continua a girare. Così. La palla, adesso riusciamo a creare ogni spazio. A tiro uno di questi, lo prepara, lo prepara. Lo prepara, pula. Pula, niente, respiro. Non va, non va. La panchina prova a spingere, 1:52. Cominciamo ad assaporare qualcosina per tutto il movimento calcettistico nazionale. Ancora la Russia con Robinho che prova a insistere, Sergej. Secondi. Non prova il tiro, continua a girare la palla alla Russia. L'Italia riesce a chiudere bene, evitando il tiro. Lima, un'altra traversa a salvare gli azzurri. Ancora loro, 1:35, due traverse ci hanno salvato. C'è da dire che anche noi abbiamo colpito due pali, la palla dentro Lima, il diagonale che trova. Momenti concitatissimi, il bello del calcetto che non finisce mai la partita fin quando arbitro non fischia, come diceva Boskov. Fortino non riesce a controllarla, 1:26 alla fine. Azioni tutti veramente concitati. Robinho, continua lui con la palla, la scarica e provano ancora, provano. Continuano a fare possesso, 1:16 alla fine di questo. Vedo un po' in confusione i giocatori russi. Questa finale, la Russia prova, ma l'Italia riesce a chiudere sempre abbastanza bene gli spazi per il tiro. Questa volta ha lasciato lì il tiro respinto. 1:06 alla fine. Cercolessi salva l'Italia questa volta. Lentissimi, scorrono lentissimi questi secondi. Questi secondi sembrano minuti per noi, ricordiamoci, per i giocatori. A tutti i giocatori di calcio a 5. Allora attenzione, il tiro. Mammarella ci salva. Ci siamo. Via, via questa palla. 50 secondi e prima la punta. 46. Il countdown finale. L'area quasi la va a recuperare Lima. Per l'arbitro c'è un fallo. 42 secondi ancora siamo di sofferenza a questi per fallo azzurri. Stupidi. Non è ancora finita, non è ancora finita. Allora secondi. Loro ancora Lima. Lima russo. E il tiro è sul fondo. Sul fondo. Pensiero va a tutti i giocatori di calcio a 5 minori, a tutti coloro i quali a giovedì sera giocano questo meraviglioso sport. È il nostro momento. Lima la butta su. 25. 24 secondi. Si prova, si festeggia già. Sugli spalti il tiro, Mammarella ci salva ancora. Dos Santos la lunga rimessa laterale. 15 solo secondi. 15 secondi. 15 ancora secondi. La Russia. Prova, non prova il tiro. 10. Siamo nel countdown finale. 6 secondi. La recuperiamo. 5 secondi e rimessa laterale. E allora possiamo dire: il tiro è sul fondo. È sul fondo. È fatta, amici. È fatta, amici. Dammi. È finita.
popolo di calcettisti, finalmente è un grandissimo risultato per tutto il nostro movimento. Speriamo che questo sia l'inizio, un inizio che ci possa portare a essere uno sport olimpico, un inizio che possa farci notare da tutti i mass media nazionali, che ci possa far fare quel salto che ci meritiamo. Vai a chiudere. E allora, grazie ragazzi per questa bellissima emozione che ci avete fatto provare in questo cammino, iniziato male ma finito benissimo, i pianti dei russi. Ma ora io voglio fare una domanda a Pino, che è stato un allenatore di calcio 5 per 17 anni. Che cosa provi in questo momento? Una grandissima emozione, era come se io fossi in panchina con loro. Molti di loro li conosco personalmente, so con quanta passione, con quanta dedizione sono arrivati a giocarsi questa partita, una partita importantissima non solo per loro ma presumo per tutto il movimento nostro. 4 milioni di italiani ogni settimana giocano a calcetto, sono numeri veramente importanti, non siamo secondi al calcio 11. Io spero che chi debba sentire senta questa ultima mia frase: siamo i fratelli poveri, siamo considerati i fratelli poveri, lo siamo, ma non per numeri. Io spero che sia veramente l'inizio di una bella storia che possa continuare sempre meglio. Vorrei vedere tanti bambini giocare a calcio 5 dalle scuole, vorrei vedere tanti settori giovanili, e perché no, vorrei vedere tanti palazzetti nuovi come in Spagna, cosa che purtroppo in Italia non abbiamo. Grazie tantissimo per questa opportunità, ho trovato un'emozione grandiosa di vedere il risultato di Gabriellino, il partito di Morello e le azioni che sono state benissimo da Sard, Nicolessi, Romano, tutti quanti, bravo mister, il Kerry, che sono serissima, e dire, io spero che sia l'inizio veramente di una bel percorso. E allora, sulla musica dei Queen, We Are The Champions, ci salutiamo. L'europeo del Belgio è finito, l'Italia ha battuto la Russia 3-1, l'Italia è campione d'Europa di calcio a 5, e su questa canzone ci salutiamo. Forza Azzurri, forza Italia, grazie di tutto.